Buonasera gentili amici ed amiche, un cordiale saluto vi giunge dalla Stella Azzurra. Quindicesima giornata della Serie A2, si trovano di fronte Finnegan Irish Pub ed Olin. C'è Cervalieri, la conclusione ribattuta, attenzione il controllo difettoso, riparte allora la formazione del Finnegan con Sekhtiou che va alla conclusione al lato. Rimessa con le mani per l'Olin, c'è cioè il pallone messo per Pannunzi al volo e c'è il vantaggio della formazione maglia giallo-nera. Pannunzi porta in vantaggio l'Olin sugli sviluppi di una rimessa con le mani. Calcio di punizione per l'Olin con i giallo-neri già in vantaggio per 1-0, ci sarà una punizione quindi da posizione defilata. C'è il fischio che arriva ora, c'è il pallone messo in mezzo, attenzione alla mischia e poi si salva in qualche modo il Finnegan. Prova a rendersi pericoloso il Finnegan, c'è l'intercetto della difesa dell'Olin, prova l'uscita che però è difficoltosa, ha perso il pallone, attenzione a Di Carlo, palla sul mancino, lo prova, Ventura c'è. Attenzione al contropiede dell'Olin con Giorgiucci, attenzione, non sa chi passarla, prova ora l'imbeccata per Melardo che non trova la porta. Palla per Melardo, attaccato da un avversario, la difende bene, attenzione Melardo, palla sul mancino, va alla conclusione e trova il gol del 2-0. Melardo, un gol bellissimo da parte del numero 9 che porta sul doppio vantaggio l'Olin. Ronchese lungo con le mani a cercare un compagno, attenzione c'è il contrasto irregolare, calcio di punizione. Miraglia sul punto di battuta, va lui con il destro in porta e trova una palombella fantastica che vale il 2-1, di mezza leva lo svantaggio il Finnegan, 2-1 per l'Olin alla Stella Azzurra. Nella propria metà campo il Finnegan, ma attenzione a Biancone, l'ottimo anticipo, attenzione al numero 6 che cerca Giorgiucci sul secondo palo, 3-1 per l'Olin, gran gol di Giorgiucci che al volo spedisce in porta l'assist di Biancone. Si distende ancora l'Olin sulla sinistra con il pallone giocato per Moschiano che la tocca poi per Cervalieri che va alla conclusione e arriva anche il poker dell'Olin con Cervalieri la cui conclusione viene deviata che trova la rete del 4-1. Ultimi attacchi del Finnegan, il pallone termina sul fondo ma arriva anche il triplice fischio del direttore di gara. Vince l'Olin che si impone per 4-1 sul Finnegan Irish Pub e mantiene vive le speranze di un posto ai playout.